Allora, volevo chiedere, vista l'opposizione che avete fatto in sede parlamentare alla riforma della buona scuola di Renzi, che comunque non ha portato a dei risultati favorevoli, poiché il ruolo del Parlamento è a conoscenza di tutti, ha perso ogni valenza nella fase decisionale, e vista pure la noncuranza che la classe dirigente politica ha avuto nei confronti della mobilitazione studentesca che sono state fatte il 5 maggio e che hanno coinvolto quasi il 75% del personale scolastico, qualora la riforma dovesse essere approvata e applicata, la mia domanda è: voi come Movimento 5 Stelle avete intenzione di boicottarla? Nel senso, avete intenzione di promuovere dei coordinamenti tra studenti e docenti e quindi coinvolgere chi veramente vive a scuola? Brava, vai che sei brava, vai. Brava! Chi veramente vive la scuola e quindi sottrarre al potere del preside sindaco qualsiasi decisione e non so, boicottare anche lo strumento delle prove invalsi che alimenta ancora di più il declassamento della scuola in generale e quindi andare incontro alle esigenze degli studenti e di chi cioè, come me si vede ancora ad oggi cioè, negato l'accesso a quello che dovrebbe essere un diritto e che in realtà oggi è un altro strumento di speculazione, di guadagno e di profitto. Certo. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Brava, brava, brava. Allora, mi sentite, no? Sì. Lui è un candidato che sta tornando a casa, facciamogli un applauso, ringraziamo. Che mantiene la cassa. Allora, facciamo un attimo di chiarezza, così che anche chi magari qui ci ascolta e non conosce bene, magari c'è anche qualche persona straniera e non conosce bene che cosa sta succedendo. Il Parlamento sta discutendo ed ha approvato in commissione alla Camera per ora un testo di legge sulla scuola. È indubbio che la scuola abbia bisogno di una riforma, ma una riforma che cosa significa la scuola? Migliorare, modificare in meglio, ovvero ci sono due problemi grossi, l'affollamento delle classi, la situazione che è legata anche alla situazione dell'edilizia scolastica e poi i programmi e quello che sostanzialmente dovrebbe fare la scuola per preparare al mondo del lavoro. Queste criticità nel disegno di legge che si sta discutendo alla Camera non sono assolutamente affrontate. C'è invece un altro disegno in questo disegno di legge, mi si perdoni il gioco di parole, che è quello di affidare poteri ai presidi, ai dirigenti scolastici che erano in piazza a scioperare perché loro neanche le vogliono tutte queste responsabilità, perché un dirigente possa scegliere i docenti della sua scuola, chi devono essere e chi non devono essere, dargli dei bonus in denaro e allo stesso tempo accettare finanziamenti dai privati. Questo in un paese civile potrebbe essere anche una cosa che uno dice, vabbè, quello si sceglie gli insegnanti migliori, dà il bonus a quelli migliori, ma non siamo in quel paese, siamo un paese civile e civilizzato, ma siamo anche il più corrotto d'Europa, in cui probabilmente quello che si creerà per una minoranza dei dirigenti sarà un mercato delle vacche di docenti raccomandati o di, ancor peggio, privati che premono alle porte delle scuole per chiedere al dirigente in cambio di finanziamenti di favorire questo o quel docente. E in tutto questo i programmi, ovvero il fatto che noi oggi abbiamo una scuola che troppo spesso non immette nel mondo del lavoro una persona, soprattutto gli istituti professionali e tecnici che dovrebbero essere quella parte di scuola superiore finita, pronta, che ti dà un diploma chiave in mano per entrare in un'azienda e così via, preparano in tutte le materie con programmi abbastanza obsoleti. Questa roba non c'è proprio nella riforma. Però dobbiamo dire ancora un'altra cosa che è più tecnica ma ancora più inquietante, che questa cosiddetta riforma della scuola è un disegno di legge delega. Che cosa significa? Che il giorno in cui il Parlamento approverà, quindi adesso l'ha approvata la Commissione della Camera, adesso la deve approvare, speriamo di no, la Camera dei Deputati entro il 16 di maggio. Poi deve andare al Senato, la deve approvare la Commissione del Senato e l'Aula del Senato. Se il Senato l'approva uguale alla Camera, è legge. Il giorno in cui è legge non è che cambia qualcosa nella scuola, perché magari sapremmo cosa cambia nella scuola.
il governo ha una delega a legiferare come vuole sulla scuola. Questo è il vero problema, cioè si sposta addirittura la riforma della scuola dalle aule del Parlamento, dove comunque c'è una pubblicità di quello che si fa, voi avete potuto sapere che cosa è stato approvato, che cosa non è stato approvato in commissione l'altro ieri, a Palazzo Chigi, il palazzo del governo, dove per esempio sotto Natale fu introdotta la norma salva Berlusconi, vi ricordate quella lì che doveva mettere una quota per le condanne su quelle che erano il reato di esportazione di fondi e così via. Allora, il punto è, noi ci opponiamo nel metodo, perché una legge sulla scuola si deve fare in Parlamento, perché tutti i cittadini, soprattutto docenti, personale ATA e studenti, possano sapere cosa si sta facendo e cosa è stato approvato. Non è che poi tutto a un tratto ci troviamo un Consiglio dei Ministri che si riunisce con Alfano, con Renzi e così via, e sappiamo che è stato fatto il decreto sulla scuola e non lo possiamo più modificare. Invece altra storia è se in Parlamento, voi venite sotto il Parlamento, fate casino e le cose il Parlamento le può anche sentire come rumore delle persone. Poi nel merito non è assolutamente tollerabile che anche alla scuola si applichi questo principio dell'uomo solo al comando, che è quello che, voglio dirvelo, ha portato alla corruzione nell'Expo, alla corruzione del MOSE, alla corruzione in Mafia Capitale. Perché? Perché c'è questa fissazione che abbiamo nella politica italiana, non negli italiani, ma nella politica italiana, che a un certo punto per decidere bisogna mettere tutto in mano ad un commissario, no? Nelle grandi opere, il commissario, che è colui che decide per tutti. E guarda caso poi è quello più corrotto, che magari all'inizio aveva anche buone intenzioni, ma siccome ha così tanti poteri tra le mani, finisce per diventare colui che in un modo o in un altro favorisce l'uno e non favorisce l'altro. Noi ci dobbiamo mettere in testa che per migliorare la scuola, come qualunque altro ambito della funzione pubblica in Italia, non serve l'uomo, servono leggi robuste che assicurino i diritti. Nella scuola il diritto degli studenti oggi è stare in scuole degne di questo nome, stare in classi che abbiano 20 studenti al massimo e non 35 come capita sempre di più, e avere dei programmi di formazione che gli consentano di maturare una competenza. Queste cose non esistono. Noi siamo stati in piazza con voi, probabilmente è stata la manifestazione più importante della storia del comparto scuola, non ce ne sono state di più importanti nella storia del comparto scuola, quindi pensate, il Partito Democratico si è sempre vantato di stare dalla parte della scuola è riuscito a mettersi contro tutto il mondo della scuola. In commissione alla Camera abbiamo dato battaglia, però poi a un certo punto non ci è stato permesso più di discutere niente e quindi l'abbiamo abbandonata, abbiamo detto fatevela da sola, perché e non significa non partecipare e non incidere, perché nel momento in cui un presidente di commissione ti dice che non si può approvare niente più, ci stai o non ci stai, se ci stai sei complice, almeno se te ne esci li lasci nella loro mortificazione, nella loro solitudine. Adesso arriva la Camera. Alla Camera cercheremo di modificarla, noi abbiamo preso tutte le proposte che ci avete dato, voi studenti quel giorno, docenti quel giorno, personale ATA quel giorno, e le abbiamo riversate sotto forma di emendamenti, cioè di modifiche al disegno di legge di Renzi, per poterle far approvare, e lo faremo anche alla Camera. Ma alla Camera abbiamo un problema, hanno espulso 60 persone dei nostri, perché guarda caso l'espulsione coincide proprio con i giorni del disegno di legge sulla scuola. Però io sarò in aula perché non sono un espulso, ci saranno altri come me e daremo battaglia. Ma una cosa ce la dobbiamo dire, se quelle 500.000 quante erano persone in piazza non tornano a far sentire la propria voce, finisce che il Parlamento approverà in totale silenzio questo disegno di legge. Quindi c'è bisogno di una pressione politica e sociale sempre presente per riuscire a far sentire al Parlamento il controllo dei cittadini. Questo vale per voi studenti e vale per noi opposizione. Boicottare lo spero, ma boicottare non lo spero, perché significa che l'hanno approvata. Io spero che questa roba non passi, facciamo di tutto per non farla passare. Il meccanismo è lo stesso del Jobs Act, ve lo voglio spiegare perché è importante. Cioè la Costituzione dà al governo la possibilità di fare leggi su delega del Parlamento. La maggioranza durante il Jobs Act diede una grandissima delega al governo in materia di lavoro e il governo fece un decreto legislativo con l'abolizione dell'articolo 18, ve lo ricordate?
La stessa cosa succede qui, cioè quello che noi adesso stiamo lamentando, il dirigente scolastico, il dirigente sindaco, o la questione dei privati, o il 5 per 1000 all'istituto che scegli tu, quindi vuol dire che i genitori più ricchi potranno dare più soldi alla scuola ricca, invece i genitori più poveri potranno dare meno soldi della dichiarazione dei redditi alla scuola povera. Ma sostanzialmente è quello che sappiamo, a me preoccupa quello che non sappiamo, perché la delega significa delega al governo in materia di scuola. Si mettono dei paletti, ma dove non si mettono paletti c'è una prateria in cui il governo può legiferare qualsiasi cosa. Sulla questione dell'assunzione dei precari, di cui si riempiono la bocca, tenete presente due cose. Dovevano essere 200.000, poi sono diventati 100.000, adesso sono diventati 48.000 assunzioni di precari. Ma lo devono fare, e sono quindi già in infrazione un'altra volta, perché c'è stata una sentenza della Corte Europea che ha condannato l'Italia ad assumere queste persone, perché siamo l'unico paese in Europa che ha 200.000 precari del settore scuola. Quindi non è che si sono presi, fatti prendere dalla bontà d'animo, ma soprattutto di questi 48.000 si pesca a caso dalle graduatorie. Ora, nella scuola ci sono più graduatorie che in qualsiasi altro ambito della funzione pubblica, ma la vera assurdità è che non si assume da quei precari secondo quello che serve. Noi siamo carenti nella scuola pubblica per docenti di materie tecniche, soprattutto informatica, meccanica, siamo sempre abbastanza carenti, e nonostante questo si assume a caso da quelle graduatorie, e si sta pubblicizzando questa assunzione come la panacea di tutti i mali della scuola. Ma a settembre, quando ricomincerà la scuola, i precari ci saranno sempre, quindi il genitore che manda il figlio a scuola avrà sempre un professore magari che cambia ad ogni colloquio scuola genitori, e allo stesso tempo starà sempre nelle stesse classi fatiscenti, aule fatiscenti, e avrà sempre lo stesso problema. Allora, a questo disegno di legge bisogna opporsi. Perché? Perché il governo stanzia meno fondi per la scuola, nel DEF c'è lo 0,1% in meno quest'anno, e come intende compensare? Con il finanziamento privato, facendo entrare i privati nelle scuole. Già così è. Tutte le corruzioni continuano a proliferare anche nella scuola sotto forma di favoritismi a studenti, favoritismi a docenti. Figuriamoci quando ci ritroveremo con privati da cui dipenderà la vita dell'istituto stesso. Quindi noi ci siamo, adesso con i miei colleghi della Commissione Istruzione della Camera, tra cui Luigi Gallo, Simone Valente, Sergio Battelli, Gianluca Vacco, sono tutti docenti, erano tutti docenti delle scuole. Quindi seguono questa cosa con molta attenzione. Il vero problema però, e il pericolo, è non farsi sedare dall'illusione che questa gente voglia dialogare con voi, perché attualmente io quello che ho visto è, dopo il corteo, adesso il dialogo tra sindacati e governo Renzi. Io sono uno di quelli che è andato al tavolo con Matteo Renzi per fare la legge elettorale, ho capito dopo 5 minuti che quello non aveva nessuna intenzione di parlare con noi, e quella stessa persona è quella che sta dicendo al comparto scuola dialoghiamo per migliorare. Qui c'è solo un disegno: trasferire gran parte dell'insegnamento pubblico alle scuole private. Perché? Perché sono le lobby che li finanziano. Addirittura nel disegno di legge delega di cui stiamo parlando c'è un'agevolazione per i genitori che iscrivono i figli alle scuole private. Questa questione, vi voglio dire anche un'altra cosa: le scuole private non sono tutte pessime scuole, ma io ho visto la degenerazione della scuola privata trasformarsi in diplomificio. Addirittura noi nella nostra alternativa di legge sulla scuola abbiamo messo l'obbligo di diplomarsi nella posto dove si è residenti, perché molto spesso le scuole private si sono trasformate in dei diplomifici con migrazioni a volte dal nord verso sud o da sud verso nord verso quelle scuole che regalano diplomi facilmente. Se noi addirittura diamo le agevolazioni fiscali a chi iscrive la gente in queste scuole, creiamo un altro potere e sostituiamo ancora una volta al servizio pubblico un servizio privato che non fa altro che fare maggiori danni. Noi dobbiamo essere convinti che se nella Costituzione c'è scritto che la scuola è pubblica, dobbiamo rendere la scuola pubblica in grado di funzionare. Non è che perché non funziona bene, ed è sempre colpa di quelli che adesso la vogliono privatizzare, allora la privatizziamo. Voi l'avete visto con l'acqua, ci dicevano noi privatizziamo l'acqua e le cose vanno meglio. Voi avete la bolletta più alta d'Italia e allo stesso tempo non è che la rete idrica funziona meglio. Vale da me come vale da voi, perché tutta l'Italia è paese in questa cosa, perché ha sempre quella classe politica che ci prende in giro facendoci credere che privatizzando il settore pubblico funziona meglio.
ma siccome queste leggi sono costruite su certi privati e sono amici loro e sono prenditori, non imprenditori, quello che provoca è semplicemente lucro. Utilizzano anche la scuola come bancomat e poi ci abbandonano. Quindi facciamoci forza, però non ci facciamo illudere. Anche tenete un occhio ai sindacati. Vi chiedo questo, tenete un occhio ai sindacati perché non si può mai sapere.